Ciao. Sicuramente la questione della centralizzazione dei servizi e pertanto degli utenti e pertanto dei dati delle persone su internet non ha bisogno di particolari presentazioni in questo contesto. Più o meno immagino che tutti abbiano ben presente quali sono rischi, implicazioni e condizioni di questo scenario in cui molti, se non quasi tutti, tendono a centrare proprio l'utilizzo di certi servizi da parte offerti da un set molto limitato di fornitori monopolisti, diciamolo, su internet, e alla fine sono quelli che ben conosciamo: Google, Facebook, Amazon, Apple e Microsoft, i famigerati GAFAM, e il cerchio è leggermente più esteso di questo. Il tema da noi, comunità open hacker, è già noto da tempo, ne parliamo già da tempo, da anni, in virtù dei vari fatti di cronaca degli ultimi anni: Snowden, Prism, più recentemente Cambridge Analytica e quant'altro. Il tema è diventato di dominio pubblico, ci sono sempre più persone, anche non necessariamente addette ai lavori, che sono più o meno coscienti e più o meno consapevoli di cosa implica il fatto del accentrare i propri dati e pertanto l'informazione presso un numero limitato di poli economici, di fatto, di poli aziendali, è un rischio. Più recentemente ancora questo tema è andato anche al di là di quelle che sono le implicazioni più politiche e sociali, quindi quelle legate alla privacy. Più recentemente si è anche esteso una posizione nei confronti della quale la centralizzazione dei dati degli utenti è un rischio anche di carattere economico, perché ovviamente nel momento in cui gli utenti, e pertanto i dati e pertanto i profitti, si accentrano su poche aziende, pochi player, ovviamente si va a drenare quello che sono le opportunità anche di tipo economico e imprenditoriale da parte di tutti gli altri. Quindi più recentemente c'è anche, al di là delle questioni privacy, sicurezza, tutela, libertà e quant'altro, sia il pericolo, la minaccia della centralizzazione di internet si estende, è sempre più compresa e pertanto combattuta da altri personaggi, altri soggetti. Il problema è che molto spesso, in virtù anche di questo nuovo filone di pensiero che si è esteso, si fa della centralizzazione dei dati su internet un problema di carattere tecnologico. E pertanto, come facciamo a risolverlo? Abbiamo bisogno della nuova piattaforma, della nuova libreria, del nuovo protocollo, del nuovo framework, e siamo sempre qui, pertanto, poi si finisce a parlare di blockchain, federazione, e siamo sempre più o meno lì a girarci attorno. Abbiamo bisogno di qualche soluzione, cioè esiste il pericolo, esiste il problema, dobbiamo affrontarlo e quindi ci giriamo attorno. Abbiamo bisogno di implementare questo, quest'altro, 12 soluzioni diverse non compatibili tra di loro, allora sviluppiamo la tredicesima, eccetera, 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 senza mai alla fine combinare un emerito cazzo. Il problema, dal mio personalissimo punto di vista, non è solo tecnologico. Sì, può esistere anche un problema tecnologico, ma sicuramente non è soltanto un problema tecnologico, molto spesso è un problema di carattere culturale. Ripeto, all'interno del nostro mondo è ben noto quel problema, è ben nota la tematica, è ben chiaro il fatto che accentrare informazioni e dati presso un set limitato e arginato di soggetti non è un bene, e nonostante questo io tutti i santi giorni mi trovo il link al documento condiviso su Google Doc, il sondaggio fatto su Google Form, la registrazione all'evento su Eventbrite, eccetera, eccetera, eccetera. Questo da parte dei Linux User Group, FabLab, Makerspace, attivisti più o meno espliciti e estesi delle libertà digitali, del free software e quant'altro.
Magari, ecco, al di là di tutto quello che può essere lo scenario futuro sulla decentralizzazione in cui tutti saremo finalmente liberi di distribuire le nostre informazioni, i nostri dati su internet senza essere minacciati dallo sfruttamento politico e commerciale di queste informazioni, magari se riuscissimo anche a fare uno sforzino prima sul riuscire a utilizzare gli strumenti già esistenti per affrontare un determinato questo genere di esigenze, condividere un file, un documento, non è una scienza. Se magari riuscissimo in qualche modo noi stessi a utilizzare questi strumenti e a farli utilizzare, un pochino di informazione riusciremmo a drenare, a toglierla, a rosicchiarla via dai vari Google, Facebook, compagnia cantante. In tal senso è impossibile non citare l'esperienza Framasoft, che è un'associazione francese che da svariati anni promuove, per l'appunto, soprattutto in Francia, questo genere di atteggiamento e quindi espone una serie di servizi ovviamente liberi, open su internet, pubblici, in virtù del fatto che in Francia c'è anche una sensibilità diversa a questo genere di tematiche. Negli anni, nel tempo, hanno raggiunto anche una certa visibilità e servono migliaia, decine di migliaia di utenti che utilizzano i loro servizi invece che quelli di Google e compagnia. Di questi stiamo parlando molto banalmente di Letterpad per condividere un testo, del Framadate che è l'alternativa a Doodle, una serie di strumenti che tutti noi utilizziamo, non dico tutti i giorni, ma quasi, e questo genere di strumenti che ci aiutano nella nostra vita quotidiana su internet, e invece di utilizzare le piattaforme, quelle comuni, classiche, e andare a arricchire dei dati, informazioni in queste piattaforme, qui viene offerta un'alternativa. In virtù del fatto che negli anni la piattaforma offerta da Framasoft si è estesa, è diventata sempre più popolare, in tempi più recenti si sono posti il problema ehi, noi stessi stiamo diventando un silos di informazione, questo non va per niente bene. Chiaramente sono molto lontani di essere dalle dimensioni di Google, però si sono posti questo problema, del comunque stanno accentrando a loro volta informazioni da parte di migliaia di utenti. Pertanto, un annetto fa circa, è stato lanciato l'appello Contributopia, che sostanzialmente è un invito a ostare a propria volta alternative, piattaforme, servizi da utilizzare in contesti minori, quindi per il proprio uso personale o per i propri amici, i propri colleghi di lavoro, la propria associazione, la squadra di calcetto, insomma, farsi carico noi, voi, smanettoni che siamo in grado di mettere su un server con qualche applicazione installata sopra, prendersi carico di questo onere nel nostro infinitamente piccolo e aiutare a decentralizzare internet, per l'appunto, ovvero a offrire alternative ai servizi già esistenti in modo da distribuire e spacchettare quella che è l'informazione che tutti noi produciamo, tutti noi e i nostri amici conoscenti produciamo tutti i giorni. Ripeto, l'appello è stato lanciato circa un annetto fa. Recentemente Italian Linux Society ha voluto rispondere a questo appello mettendo online un'istanza, servizi.linux.it, che per appunto fa questo: è una piattaforma su cui ci si iscrive, ci sono una serie di strumenti a disposizione, e lo scopo di questo non è, così come lo scopo di questo talk, non è dirvi dai, utilizzate tutti quanti servizi.linux.it. Non me frega niente, anzi, più gente lo utilizza, più risorse viene occupato su questo server che è piccolino, quindi non utilizzatelo proprio per tutti i giorni. Lo scopo fondamentale di questa iniziativa è mettere a disposizione un test, una possibilità di provare con mano, nella fattispecie, in questo caso, un'istanza di Sandstorm, che è a sua volta un'applicazione che facilita il fatto di ostare servizi, ostare applicazioni, quindi dato un server Linux vergine,
con un paio di script lui si installa tutto il necessario per mettere su l'interfaccina web, da cui io posso selezionare installami Etherpad, installami Ethercalc, installami Weekend, installami una serie di applicazioni web disponibili, e quindi con poco sforzo si ottiene già una piattaforma che offre, espone tutta una serie di strumenti che possono, ripeto, essere utilizzati a scopo personale o soprattutto condivisi con le altre persone con cui abbiamo a che fare anche al di fuori dell'ambito squisitamente tecnico e tecnologico. Quindi di nuovo l'invito che io vi pongo, così come è stato posto indirettamente a me da Framasoft, è fate un giro su questo servizi.linux.it, date un'occhiata alla documentazione di Sandstorm o di qualche altra soluzione analoga, ce ne sono anche altre, c'è Unohost e altre, e valutate il fatto di provvedere voi stessi a usare e fare lo sforzo di usare e fare lo sforzo ancora più grande di far utilizzare alternative a quelli che sono i comuni e tragici servizi che, ahimè, tutti usano e purtroppo tutti utilizziamo. Sono stato abbastanza breve, così ho recuperato anche il tempo di prima. Ci sono domande, questioni, dubbi, perplessità su quanto ho detto fino adesso? Ci sono degli incentivi sociali che, cioè, il fatto è che è molto facile usare Google Doc, è molto facile usare Dropbox, perché tutti ce l'hanno, tutti lo stanno già utilizzando, quindi non devono installarsi un'applicazione nuova. Avete pensato agli incentivi sociali per fare in modo che la gente utilizzi servizi di questo tipo? O qualche meccanismo sociale, qualche strumento che non sia meramente tecnico? Perché a me sembra che il problema non sia tecnico. O un cloud esiste, funziona, Etherpad funziona. No, capito, è chiaro che ovviamente c'è la forza dell'abitudine, il fatto di e della convenienza soprattutto, il fatto che tutti quanti utilizzano Google Docs, giusto per citarne uno, lo utilizzano tutti e pertanto lo utilizzo anche io. Mi fa tutte le autenticazioni, mi fa tutte le cose, condivido con chi voglio, eccetera, eccetera. È molto comodo da utilizzare, questo niente da dire. È anche efficiente, comodo, pratico, c'è un sacco di funzionalità. Questo non ha da dire. Stupisce il fatto che posso capire questo atteggiamento nei confronti di chi non è del giro, insomma, chi non si è neanche mai posto il problema della privacy e quant'altro, però ripeto, in virtù di quello che dicevo prima, il problema se lo stanno ponendo sempre più persone. Non mi capacito di come noi persone in questa manifestazione, in questa sala, che comunque abbiamo già una vaga idea di cosa sia questa cosa, anche per condividere un banalissimo file di testo, magari anche senza protezione o quant'altro, voglio condividere un file, un testo con le persone che sono qui, ho bisogno di una roba online per pubblicarlo, boom, su Google Docs, che non me ne faccio assolutamente niente, va benissimo anche un'istanza di Etherpad, ma questa cosa è rivolta soprattutto a me e a noi. Il fatto che abbiamo una vaga conoscenza di quello che implica questo. Dopodiché anche qui il fatto di utilizzarlo in primis noi, ed è già un grandissimo passo nei confronti di quello che quotidianamente vedo online. Il passo successivo, ripeto, ancora più difficoltoso, è quello di farlo utilizzare alle persone vicine, però ti dico, molto banalmente, il fatto di utilizzare Jitsi, che è la piattaforma per fare videoconferenze, che lui ben conosce, il fatto di utilizzare Jitsi per fare le call, le video call e quant'altro, quante volte il cliente mi scrive dicendomi dai sentiamoci su Skype, questo è il mio username e quant'altro, tempo che mi è arrivata la mail, ho già mandato il link che basta cliccarlo e siamo già in call. In quel caso lì la convenienza dello strumento libero e open è persino superiore a quella della soluzione chiusa e commerciale e quant'altro. Quindi ci sono casi in cui è facile perché ovviamente hai una convenienza immediata
comprensibile da chiunque che non abbia una benché minima idea di cosa stiamo parlando, e ci sono casi in cui c'è uno sforzo culturale da applicare, ripeto ancora una volta, in primis da noi. Salve, scusa, io non sono per niente tecnico, però per scelta mia etica così non uso WhatsApp. Bravo. Qualcuno, il milione di persone che mi conosce, me ne dice di tutti i colori. Avrei troppo potere, non faccio in tempo nella giornata di rispondere a tutti. E perché io non lo uso perché è difficilmente intercettabile. Io voglio essere intercettate, tutto quel che dico è legale, morale, etico e tutto. Se mi intercettano non è un mio problema, si sentiranno delle pirlate al limite o delle battute, ma non niente di non intercettabile. Quindi come faccio a trovare qualcosa di alternativa a WhatsApp tanto diffuso e che la gente possa accettare, che voglia utilizzare anch'io? Lecita domanda. Grazie. Prego. Attendo la risposta. Ho almeno quattro risposte diverse. La prima è che diciamo che sulla questione social network posso capire, perché posso capire il fatto che scrivere una cosa su Twitter sia diversa che scriverla su Mastodon, proprio perché lo scopo del social network è avere un pubblico, laddove il pubblico non c'è, quella roba non serve un cazzo. Per cui posso capire il contesto social network in cui si applicano dinamiche diverse e scopi diversi. Se un testo lo posso condividere allo stesso identico modo su Google Docs o su Etherpad, effettivamente non posso condividere lo stesso, non posso attuare le stesse dinamiche su WhatsApp e su Matrix o qualsiasi altro network assurdo di comunicazione alternativo. Detto questo, a livello successivo, in realtà noto che Telegram ha molti meno utenti, ma comunque è estremamente diffuso. Ci sono tanti servizi anche pubblici della pubblica amministrazione che sono erogati via Telegram, che ti dà una misura di quanto è effettivamente utilizzato. Ripeto, non è esteso come WhatsApp, ma comunque è comunque abbastanza radicato ed è abbastanza ragionevole invitare qualcuno a utilizzare Telegram, con tutti i difetti che ha Telegram comunque, con tutti i difetti che comunque ha anche Telegram, ma comunque è un passo avanti. Risposta numero 3, un caro amico sostenitore di Signal, che è un ennesimo piattaforma, strumento di comunicazione, un po' più sicuro dal punto di vista appunto della comunicazione, un po' discutibile sulle politiche di distribuzione del software, ma questo è tutto un altro discorso, ha avuto la geniale trovata dello scorso anno, quando ha avuto una figlia, tutti coloro che volevano vedere la foto della figlia lui le distribuiva soltanto su Signal. Parenti e amici hanno tutti quanti installato Signal, cioè il numero di utenti nel bresciano di Signal è aumentato di 50-60 unità nel giro di poche settimane. E quindi qui anche c'è l'incentivo culturale e sociale a utilizzare questo genere di piattaforme. Fate figliate, fate un sacco di bambini e condividete le foto ad amici e parenti soltanto su Signal o sulla piattaforma che voi preferite. Quindi non è facile, me ne rendo conto. Il compromesso migliore in questo momento penso che sia Telegram, ripeto, con tutti i problemi che ha Telegram, ma è abbastanza ragionevole invitare qualcuno su Telegram piuttosto che adattarsi e andare su WhatsApp. È un primo passo, quantomeno. È intercettabile Telegram? Possono fare qualcosa? No, in tanti paesi in cui sono in vigore i vari controlli, la vera censura di Stato, molto spesso WhatsApp e Skype non sono bloccati dal governo, Telegram sì, perché WhatsApp e Skype sono intercettabili, Telegram no. Penso che avesse il problema WhatsApp, voleva che fosse intercettabile. Sì, io non ho nulla da dire. No, è sbagliato, no, questa cosa io non la nascondere, no, è proprio l'atteggiamento sbagliato. Perché vuol dire che tu giustifichi il fatto che si possano, i fatti tuoi siano pubblici. Ti faccio la domanda inversa, a casa tua hai le tende?
togliere. No, come, no, non hai tende a casa tua. Non ci sono, ci sono le finestre così aperte. Una porta del bagno c'è a casa tua? La porta del bagno. Togliela. C'è una porta d'ingresso a casa tua, non lo so. No, però, però la questione. La, no, ma quello di. Però il, la questione è esattamente quella, cioè io non ho nulla da nascondere, non sono proprio così sicuro che tu non abbia nulla da nascondere. Ci sono fatti, ci sarà un qualche fatto che saresti quantomeno in imbarazzo a far sapere al pubblico. Tu forse non lo sai, però sì, tutti abbiamo qualcosa da nascondere. Dal calzino bucato al fatto che russi, al fatto che... Calzino bucato confermo, russo confermo... Tutte cose, il numero di carta di credito, ad esempio, cioè di nuovo, io non ho nulla da nascondere, non è esattamente quello che mi aspetterei, cioè non è esattamente l'atteggiamento che mi piacerebbe vedere, perché alla fine tutti quanti abbiamo qualcosa da nascondere a nostra insaputa. Non voglio inquilini che mi ricattino. E se non hai qualcosa da nascondere adesso, perché non è un problema. Se non hai qualcosa da nascondere adesso, perché adesso non è un problema, potrebbe esserlo domani, e intanto è stato registrato. Che ne so, ti faccio l'esempio, un esempio che mi piace portare sempre. Quando, prima della Seconda Guerra Mondiale, l'Olanda ha fatto un censimento per sapere la religione dei propri cittadini, per dare degna sepoltura, corretta sepoltura, nel caso non ci fossero parenti e amici che potessero decidere per il deceduto. Cosa è successo? Che sono arrivati i nazisti, questi registri c'erano, sul momento è vero, non ho nulla da nascondere, ma quando arrivano i nazisti, cazzo se ce l'ho qualcosa da nascondere. Quando è andato a fuoco l'ufficio dell'anagrafe, i pompieri se la sono presa molto calma, perché persino loro avevano capito che quei documenti era meglio se non esistevano. Per cui adesso non hai niente da nascondere, domani chissà. Adesso hai un governo tendenzialmente democratico, domani chissà, metti che domani diventi illegale avere quella barbetta o aver avuto quella barbetta nel passato, sei fottuto, perché ormai ci sono le tue foto su internet. Io non le voglio le mie foto su internet, se posso, tendenzialmente. Quindi è per questo che non ho nulla da nascondere, è sbagliato da un sacco di punti di vista, questo è uno, questo è il più fantapolitico, però... Ci sono motivi per avere qualcosa da nascondere, c'è qualcosa da nascondere volendo. Adesso l'esempio della carta di credito era stupido, perché se io scopro il tuo numero di carta di credito posso effettivamente farti un danno che non dipende dalla privacy. Però per esempio il mio orientamento politico lo dico a chi voglio, io non voglio che sia di dominio pubblico, primo perché poi posso essere targettato da pubblicità, cioè insomma sono cose che abbiamo visto ultimamente, non sono novità. Ok, ma non posso. Negli anni 80-90, non so come cazzo abbia fatto. Il giorno dopo mi ha detto: tu hai votato questa circuita. Ecco, appunto. La metà dell'ordine. Perché non ti sei nascosto i giorni prima. Concludi rapidamente che siamo già lunghi. Il problema è tanto sono io il prossimo che fa il talk. Ah, ok, allora quando vuoi. Io ho finito, grazie. Allora il problema è che questa cosa non puoi farla retroattivamente. Una volta che la tua privacy è stata violata, è fuori, basta, è finita. Non puoi riprenderti l'informazione, è andata. Quindi io ci penserei abbastanza prima di dire non ho nulla da nascondere in maniera leggera. Ma non serve che fai mobbing, non serve. Ma non serve. Ma non serve, finora di 50 anni fa era perfettamente accettabile dare un pizzicotto sul culo a una ragazza quando passava in ufficio. Cioè, se lo fa... Cioè, e se ci sono documenti che dimostrano che 50 anni fa, magari 50 anni tu no, però insomma, che qualcuno 50 anni fa l'ha fatto è rovinato. Adesso questo è un esempio negativo, però nel senso ci sono cose che, cioè la società cambia e gli errori del passato, se sono registrati, fine, preferisco che non lo siano. Tutto qui. Ok.